Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Giallo o Pokémon versione gialla, insomma, chiamatelo un po' come volete. Io sono Glacial Sphere ed oggi andremo ad affrontare la torre Pokémon. Vi faccio nel frattempo vedere la mia squadra per ricordarvi appunto chi abbiamo. Abbiamo Pikachu a livello 27, Pidgeotto a livello 29, Ivysaur, Wartortle, Charmeleon e Butterfree che teniamo per adesso ma che sostituiremo con Snorlax, come ben sapete. Detto ciò, andiamo subito a sfidare la torre Pokémon mettendoci anche immediatamente un bel repellente, dato che non vogliamo incontrare Pokémon selvatici. Ecco qua. Allora, abbiamo detto che avremmo allenato Pikachu, giusto? Sì, iniziamo con Pikachu, dai. Con un bel fulmine. Eccoci qui. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace, commentare e farmi sapere cosa ne pensate anche di questa parte su Pokémon Giallo e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Sbaglio o lo sprite delle medium è stato cambiato? Mi sembrava cambiato. Andiamo di fulmine su Gastly. Dovremmo fargli un bel po' male. Ok, quello è un brutto colpo, quindi no, non gli facciamo un bel po' male. Mi sa che tocca cambiare Pokémon, eh. Tocca usare qualcuno che abbia delle mosse fisiche. Però sapete che non so se ce l'abbiamo. Forse Charmeleon con fossa. Forse Charmeleon con fossa davvero è l'unico che potremmo usare. Ok, prendiamo intanto questa fune di fuga che useremo subito. Nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Andiamo poi a sfidare anche questa allenatrice. Proprio un ottimo giorno questo per rilassarsi un po' e giocare a Pokémon Giallo. Perché Pokémon ormai è molto rilassante, non è più così sfidante. È estremamente rilassante per l'appunto. Andiamo ancora di fulmine. Guardate che gli facciamo davvero poco danno, giustamente, perché se ben ci pensate, le statistiche speciali sono uniche, sia di attacco speciale che di difesa speciale, è un'unica statistica, quindi avendo speciali alti, questi Gastly resistono al fulmine di Pikachu. Contando anche che questo Pikachu, tra l'altro, non ha molto attacco speciale, vi faccio vedere, guardate. Attacco 44, speciali 38, cioè in realtà questo Pikachu fa più di schianto, tecnicamente. Peccato, cioè non capisco perché abbiamo fatto questa scelta, dato che Pikachu è un Pokémon di tipo elettro. Comunque, direi che potremmo magari mettere davanti Wartortle, provare ad allenare un po' lui. Dai, vediamo come se la cava invece lui contro gli spettri. Kikikiga, va bene. Affrontiamo anche questa medium. Magari Pikachu lo useremo sopra contro il Team Rocket. Ci sarà il Team Rocket, immagino, no? Ci saranno ancora Jesse e James. Allora, andiamo di bolla raggio. No, morso non avrà effetto perché è di tipo normale, non buio. Quindi andiamo di bolla raggio. Luce usa leccata, sperando che non ci paralizzi. E invece, signori, ci paralizza. È tornata un po' la sfortuna, ragazzi, eh. È tornata un po' la sfortuna. Cavolo. Abbiamo la sfortuna di avere tutti i Pokémon che hanno mosse speciali. E dobbiamo affrontare dei Pokémon che hanno difesa speciale molto alta. Quindi qui sarà un po' tosta la faccenda. Attenzione, stordito e in più paralizzato. Se riesce ad attaccare qua Wartortle è un mostro. Attenzione, riesce ad attaccare, supera sia la confusione che la paralisi. Ottimo così. Ottimo davvero. E sale pure a livello 28 alla faccia loro. Bene, bene, bene. Che sto facendo? Ah, se non lo sai tu. A questo punto, guardate, mi do una curatina. Tiriamoci una super pozione su Pikachu. Ecco qua. E un antiparalisi. Usiamolo, li abbiamo comprati, quindi usiamoli. Su Wartortle. Ecco fatto, andiamo avanti. Dovremmo avere superato il primo piano della torre Pokémon. Esattamente. Proseguiamo. Secondo piano. Vai. Sfidiamo questa allenatrice. Ti maledico. Attenzione, ci maledice. Manda in campo Gastly, noi possiamo usare purtroppo solamente bolla raggio. E qui effettivamente Butterfree avrebbe fatto un bel po' di cose interessanti. Ok, con la confusione direi di sostituire il nostro Pokémon e mandare magari. Che mandiamo? Beh, tecnicamente è il tipo volante, però può colpirli, giusto?
Lo spettro è immune a normale e lotta, se non sbaglio, non volante. Quindi PG8 potrebbe fargli un bel volo addosso e colpirli. Vediamo, Evita lo store di raggio. Sì, perfetto, volo li colpisce. E volo li disintegra anche perché è un attacco fisico, giustamente. PG8 sale anche a livello 30, ottimo. Altro Gastly, sì, rimandiamo a questo punto War Turtle. Anche perché nei prossimi percorsi War Turtle si allenerà davvero poco. Se ci pensate. Ci saranno percorsi di tipo acqua. Oppure volendo ci sarà la pista ciclabile che è di tipo lotta veleno praticamente. Quindi War Turtle si allenerà davvero poco nei prossimi percorsi. Cerchiamo di allenarlo il più possibile qui. Adesso morirà, vedrete. Vedrete che morirà, eh. Ah no, ok, abbiamo un store di raggio, fortunatamente. Posso ancora curarlo e mandarlo in campo. A questo punto cambiamo e mandiamo... Vabbè dai, mandiamo Charmeleon. Sì. Charmeleon con braciere dovrebbe essere abbastanza. Altro store di raggio. Lo stronzo, eh. Lo stronzo davvero. Vabbè, usiamo braciere. Si colpirà da solo, ovviamente. Altro store di raggio. Fallisce. E Charmeleon non è più confuso, buono. Ok. E abbiamo battuto anche questa medium. Cosa? Cosa? Mi spiace, cosa? Andiamo a curarci di nuovo. Super pozione. Tanto ormai i soldi per comprare le super pozioni ce le abbiamo. Diamo la War Turtle e proseguiamo. Bu, ti ho beccato. Va bene. Ma chi è il fantasmino di Super Mario? Reboo? Proprio lui? Dite che ci sarà il Reboo nel film animato di Super Mario che sta per uscire? Oddio, che sta per uscire, uscirà nel 2023. Potrebbe esserci il Reboo. Ok, ombra notturna ci fa molto male perché è un danno fisso. Se non sbaglio sono 40 PS, no 20 PS. Credo. O forse no, fa tanto danno quanto è il livello del Pokémon. Giusto ora non paralizzarmi di nuovo, per favore. E niente, paralizza. Cioè, è davvero incredibile sta cosa. Andiamo di pistolacqua. E giustamente ci colpisce per primo perché ci ha paralizzato. Quindi ci fa un altro. È paralizzato, giustamente. Paralizzato e confuso. Ragazzi, qua la sfiga, eh. Se non fosse stato paralizzato là, qui avremmo semplicemente stravinto la battaglia. Invece dobbiamo sostituire, sprecare un'altra iperpozione. Mandare in campo Ivysaur. Sprecare un'altra super pozione, scusatemi. E un altro antiparalisi. Loro continuano con store di raggio. Sembra che lo sappiano che tu stai per mandare un nuovo Pokémon. Andiamo di Mega Assorbimento, anche se non è molto efficace. Dovrebbe comunque riuscire a fare abbastanza danno ad ucciderlo. Ok. Sì, Ivysaur è proprio inutilizzabile in questo dungeon, eh. In questa torre lotta. Però ogni tanto per evitarci magari brutte sorprese lo usiamo. E proseguiamo. Dovremmo arrivare tra poco al punto in cui ci possiamo curare i Pokémon. Allora, qui sotto c'è un altro strumento che mi prendo molto volentieri ed è un PS su, diamolo subito al nostro War Turtle. Così ci togliamo anche uno slot dalla borsa. Ecco qua. E continuiamo. Allora, direi di non sprecare un'altra super pozione, ma di mandare piuttosto PG8. Oppure Pikachu, cose di questo tipo. Tanto dovremmo essere vicini al piano in cui ci possiamo curare. Ecco Gastly. Noi sostituiamo e mandiamo Pidgeotto. Sperando che fallisca, ti vorrei fare store di raggio e fallisco. Ok, va bene, anche Ombra Notturna me lo prendo, eh. Dovrebbe fare 24 danni. E infatti ci porta a 35 precise. Sì, Ombra Notturna fa tanto danno quanto è il livello del Pokémon che lo usa. Ecco, come vedete, invece è un attacco fisico lisciotta, perché non hanno difesa fisica. Dov'è lo spettro? Dov'è lo spettro? Se non lo sai tu. Qui sopra c'è un'altra allenatrice che siamo dimenticati? No, ok, proseguiamo. Andiamo su. E qui dovrebbe esserci il punto in cui ci si guarisce, eccolo lì. Andiamo subito a prenderlo. Perfetto, zona disinfestata protetta, Pokémon di ghiaccio sono ricaricati. E andiamo a sfidare le altre allenatrici.
Vieni con noi. Attenzione, ci chiamano. Medium vuole lottare, va. Manda in campo Gastly. Non c'era qualcuno che aveva Hunter qui. Tutti questi Gastly mi sembrano strani. Mandiamo ancora di bolla raggio. Attenzione, non riusciamo a bishottare i Pokémon. Ci paralizzerà di nuovo, vedrete? Appunto. Cioè, ormai sembra un effetto certo. In realtà non è certo, ragazzi, eh. Cioè, in realtà non è per niente certo che Leccata paralizzi. Eppure l'ha fatto tutte le volte che ce l'ha tirata contro. Altro bolla raggio. Perlomeno non ci ha confusi questa volta. Buono. Perlomeno non siamo stati paralizzati, dai. Almeno quello. Cioè, non siamo rimasti paralizzati. Che brutto incubo. Ma va a cagare. Allora, proseguiamo di qua. Andiamo a ricaricarci di nuovo. E sfidiamo altri allenatori. Tipo tu. Zombie. No, hai sbagliato genere di horror. Qui non ci sono gli zombie, ci sono i fantasmi. E mandi in campo Gastly, di nuovo. Ok, noi andiamo ancora con il nostro Wartortle. E andiamo di bolla raggio. Cala la velocità di Gastly, lui ci usa ombra notturna. Preferisco che usino davvero ombra notturna. È vero che ci fanno molto danno, perché è un danno fisso, però meglio così che paralisi o peggio ancora confusione. Buono e brutto colpo. Bravo, Wartortle. Ok. Sì, si è parecchio confusa, ragazza. Allora, andiamo a prendere questo strumento che è una pepita, perfetto, che venderemo al miglior offerente. E andiamo a battere anche questa medium. Che manda in campo Hunter, eccola qui, la prima che ha Hunter. Molto bellino lo spread nuovo di Hunter, davvero molto bello. Solo che ho paura che non lo uccideremo mai con Wartortle, vero? Ora ci paralizzerà anche, immagino. E invece no, attenzione, la prima leccata che non paralizza è proprio quella di un Hunter. Comunque è già più veloce di noi. Attenzione, due leccate che non paralizzano. Ci stiamo rifacendo, ragazze. E questo è un brutto colpo, niente male. Gli abbiamo anche calato la velocità, quindi adesso riusciamo a colpire per primi. Perfetto. Qua abbiamo avuto culo noi, eh. Qua abbiamo sculato davvero noi. E Wartortle sale meritatamente a livello 29, dopo tutte le battaglie che ha fatto in questa torre dove è tremendamente svantaggiato. Ok, possiamo quindi proseguire. Andiamo a darci un'altra curata ai Pokémon così, giusto per gradire. Ecco fatto. E andiamo a battere lei. Dammi la tua anima. Attenzione, vuoi la nostra anima, ragazzi? Gliela diamo? Sondaggino in chat? No, non siamo su Twitch. Non siamo in live. Wartortle. Andiamo di bolla raggio contro un altro Hunter. Che li hanno tenuti proprio per la fine gli Hunter, eh? Oddio, dopo questo c'è un altro piano in realtà. Poi c'è il piano finale. Dove immagino ci sia di nuovo il Team Rocket comunque. Eccolo che parte con lo stordiraggio. L'infamella. Bravo Wartortle, non rimanere confuso. E tiragli il bolla raggio. Va con un altro bolla raggio. Ok, Wartortle è confuso. Così confuso da colpirsi da solo. Peccato. Andiamo con un altro bolla raggio. No, questa volta ci shot. O meglio, rimaniamo con 2 PS. Perché fa 23 danni. Però se si colpisce da solo muore. E niente, Wartortle, che a causa del suo mal pianga se stesso. Ti sei suicidato. Mandiamo Pikachu allora. Fulmine dovrebbe riuscire a tirarlo giù. Buono. Questo forse ci fa salire anche a livello 28 Pikachu, esatto, buono, buonissimo. Gasp, Gasperini, proprio lui? Allora, andiamo a curarci i Pokémon, dato che Wartortle è stato disintegrato, oltre che disinfestato. E andiamo a continuare questa torre Pokémon. Usiamo un altro repellente. Eccolo qui. Ah, senza Pokémon selvatici come si sta bene? Dammi il sangue, ecco questa è un'altra che ha sbagliato genere di nuovo, non sono vampiri, sono fantasmi qui. Ok, Gastly a livello 22 contro Wartortle a livello 29. Bolla raggio. Niente, oh, non riesce comunque a bishottare quei Pokémon, eh.
Non riesce proprio. Ora che sei stato confuso, però manderò in campo Pidgeotto, dai. Non ho voglia di star qui a fare la roulette russa con la confusione. Niente, pure lui mi confonde. E niente, ricambiamo Pokémon e rimandiamo Wartortle in campo. Vabbè, ragazzi, cioè, è scriptata? Che sei scriptato? Gioco di merda, eh? Beh, fammi un altro stordiraggio, mi raccomando. Vabbè, ragazzi, ma che è? Ma vi sembra normale? È un bug dell'intelligenza artificiale? Palesemente, sì. Quindi a quanto pare se sostituisci il Pokémon di primo turno, lui continua a usare stordiraggio? Vediamo, eh? Sono curioso di vedere ora. Ok, no, ora ho usato Ombra Notturna, finalmente. Ha cambiato mossa. Ok, volo. E lo uccideremo. Ha smesso di usare stordiraggio. Vabbè, però, che fallisci. Tra l'altro è vero, contro Pidgeotto loro non possono nemmeno usare leccata, perché è di tipo spettro e non ha effetto su Pidgeotto, che è anche di tipo normale. Altro Gastry? Sì, rimandiamo in campo Wartortle. E andiamo di bollaraggio. Ombra notturna, va bene. Ho detto che preferisco di gran lunga che mi facciano ombra notturna piuttosto che stordiraggio. Ecco fatto, dai, riusciamo a bisciottarlo? No, peccato. E ci becchiamo pure uno stordiraggio in faccia. Vediamo se riusciamo a ucciderlo comunque, eh. Niente, si colpisce da solo. Ragazzi. La confusione in Pokémon è davvero una cosa fastidiosissima. Oh, finalmente. Ok, infine usa Gastry. Proviamo a mandare Pikachu questa volta. Vai. Pika Pika e Fulmine. Questo forse riesce a bisciottarli. Sì, ok, fortunatamente. Tra l'altro Ombra Notturna ha un'animazione lunghissima. C'è davvero un'animazione lunga Ombra Notturna. Anche Fulmine, eh. Ok, abbiamo battuto anche questa medium, non senza fatica e non senza presa in giro con quel stordiraggio. Precisione X, altra roba da vendere. E andiamo a sfidare anche questa medium. Chi chi chi? Chi chi chi? Sta cantando, secondo voi? Ok, tu hai un Seru Pokémon ed è un Gastry a livello 24. Noi abbiamo un Wartortle mezzo morto, che molto probabilmente morirà in questa battaglia di nuovo. Però noi un Bollaraggio glielo tiriamo. Ombra notturna, ok. Dovrebbe rimanere con 3 PS. Eccolo lì. Altro Bollaraggio, speriamo in un brutto colpo. Niente brutto colpo. Stordiraggio, ok. Ci dà comunque la possibilità di batterlo, eh. Se non rimane confuso Wartortle lo batte. Niente, Wartortle decide di suicidarsi per la seconda volta in questo video. A questo punto mandiamo il buon Pikachu che finirà il lavoro. Vai, Fulmine. Perfetto. Abbiamo battuto anche questa medium, a questo punto ragazzi torniamo giù, qui, e ci diamo un'altra curata ai Pokémon. Devo fare tutto il giro? Sì. Devo fare tutto il giro passando di qui. Hop. Curatina. Abbiamo battuto le due medium di sopra e ci becchiamo, ci meritiamo questa cura, eh. Tanto abbiamo il super repellente, quindi possiamo fare un botto di passi ancora qui dietro. Altra medium, battiamola. Uff, gua. Gua gua. Bollaraggio. Ok, gli cala la velocità, poi lo stordiraggio. Stordiraggio non mi convince più di tanto, però Wartortle si è colpito da solo talmente tante volte che ora dai non lo fa più. Oh, ok, dai. Abbiamo
Perché va bene tutto, però un po' di probabilità anche a favore nostro, direi che può starci, eh. Ora me lo paralizza? Ok, no, fortunatamente no. Ignacio si colpisce da solo un'altra volta, e qua invece si colpisce da solo. Sfortunatamente. Dai, ora però togliti la confusione, ma che è? C'è sempre 3 turni di confusione e si colpisce comunque pure da solo. 4 turni di confusione? Davvero? Mi sa che in prima generazione la confusione può durare più di 3 turni, allora. Mi sa proprio di sì. È caduto qualcosa, ma va a cagare. Allora, prendiamo questa caramella rara, scendiamo. E qui dovrebbe esserci Marowak, vero? Fuori intrusi. Eccolo qui. Lo spettro della madre di Cubone, che noi identifichiamo grazie alla spettrosonda, ed è Marowak. Contro Marowak ovviamente andremo di bolla raggio, che mi metto anche al primo posto, così almeno evitiamo ogni volta di scendere con le frecce, voglio dire. Colpo coda, fallito, e poi andiamo di pistolacqua, che dovrebbe bastare. Brutto colpo, ecco, ovviamente quando non serve mai. Lo spettro era l'anima inquieta della madre di Cubone. Adesso l'anima è tranquilla. È partita per là di là. Certo, l'abbiamo corcata di botte, quindi ora è tranquilla, no? Allora, ora mettiamoci davanti Pikachu, che dovrà sfidare il Team Rocket, ok? Eccoli lì, sapevo io. Fermo dove sei. Il moccioso qua ha qualcosa da ridire. Meglio chiarirgli le idee. Dileguati, o in guardia. In guardia, in guardia. Non è un problema. Contro Meo andremo di fulmine. E fulmine fa male. Sicuramente lo bisciottiamo, dai. Oh, quasi one shottato. Morso invece ci fa male a sua volta. Ah, ok, era pure un brutto colpo infame di un Meo. Vai, tiriamolo giù. Pikachu si prende un po' di punti. Arbok, qua tocca cambiare Pokémon, ragazzi. Mandiamoci Arminio contro Arbok, usiamo Fossa. Ok, carino lo sprite di Arbok nuovo. Qua tocca usare Fossa. Evitiamo il Fulmine Sguardo e tiriamolo giù con Fossa. Quasi, eh? Quasi. Bagliore ci paralizza. Però noi andiamo con Braciere. Adesso riusciamo ad attaccare. Buono. Buono, buono, buono. Charmeleon sale a livello 31, bene così. E Weezing, cambiamo Pokémon di nuovo e mandiamo Wartortle. Dovrebbe riuscire a tirarlo giù. Forse con Morso gli farebbe più danno, vediamo, eh. Vediamo, prima Morso, vediamo quanto danno gli fa. Ah, quello era un brutto colpo. Allora andiamo di bolla raggio. Fortunatamente ha tentennato. Ok, bolla raggio gli fa più danno. Quindi andiamo di bolla raggio. Magari gli abbassiamo anche la velocità, anche se non serve, dato che siamo già più veloci di lui. Altro bolla raggio. Vabbè, carino anche lo nuovo sprite di Weezing comunque. Wartortle sale a livello 30. Ottimo. Ottimo davvero. Te ne pentirai. Amaramente. Team Rocket se la svigna di nuovo. Addio. Ok, possiamo arrivare qui dal signor Fuji. Sei qui per salvarmi? Grazie, ma sono venuto qui spontaneamente. Sono qui per calmare l'anima della madre di Cubone. Credo che ormai lo spirito di Marowak sia già nell'aldilà. Sì, grazie a noi. Grazie mille per il tuo interessamento. Seguimi fino alla casa Pokémon, ai piedi di questa torre. Ok, ci porta lui direttamente e parlandogli dovremmo avere il Pokéflauto. Glacial, solo con l'amore per i tuoi Pokémon riuscirai la tua missione. Riuscirai nella tua missione Pokélex, muovere. Credo che questo ti sarà d'aiuto. E riceviamo finalmente il Pokéflauto. Il suono del Pokéflauto desterà i Pokémon addormentati. Funziona su tutti i Pokémon che dormono. Perfetto, non avremo nemmeno più bisogno della sveglia a questo punto, dato che il Pokéflauto farà da sveglia infinita praticamente. Andiamo a darci una curata ai Pokémon. Ecco qui. Ed ora direi di andare direttamente giù dalla Vandonia. Andremo giù, faremo quella parte del percorso acquatico e andremo a catturare Snorlax. Tanto Snorlax dovrebbe essere a livello 30, quindi in linea con la nostra squadra. Già che ci siamo, allora compriamo anche delle Mega Ball.
Mi sa che sono le ball più potenti che possiamo prendere in questo momento. E riforniamoci anche un po' di magari super pozioni, cose di questo tipo. Allora, super pozioni. Prendiamone 7. Ok. Poi Megaball. Prendiamone una decina. Direi che dovrebbero bastare per catturare Snorlax. Al massimo ricarichiamo il salvataggio. A questo punto poi super repellenti. Ne prendiamo altri due, quelli che abbiamo consumato. Possono sempre servire e per il resto va bene così. Ah, è vero, dobbiamo vendere la pepita. Dobbiamo vendere alcuni strumenti che abbiamo preso che occupano solo spazio nello zaino. Allora, pepita. No, sì, svegliasi, tanto sarà inutile. Abbiamo il Pokéflauto ormai. Poi, pepita. Eccola qui, e anche la precisione X, strumento totalmente inutile, eccolo qua. Perfetto, abbiamo qualcos'altro magari da vendere? Non mi sembra. Tutte queste cose sono più utili, cioè sono utili. E dobbiamo depositare però la spettrosonda. Depositiamola direttamente così da non avere problemi di spazio. Finito l'effetto repellente, ok? Così da non avere problemi di spazio ulteriori. Lasciamola subito giù. Pitch di Glacial. Voglio. No. Voglio depositare. E lasciamo giù la spettrosonda. Eccola qua. Perfetto. Fine. Ok, a questo punto possiamo proseguire. Mettiamo davanti. Pikachu direi che ci sta. Sì, useremo Pikachu e Ivysaur in questo percorso. Così da far prendere un po' di livelli anche a loro. Ritorneremo ad usare Ivysaur dopo che l'avevamo spammato un po' nel percorso, nel tunnel roccioso. Ok. E si scende. Qui sopra forse c'è qualcuno che ci dà ritorno, se non sbaglio. Lei dovrebbe darci ritorno. Le ceneri dei miei Pokémon sono conservate nella torre Pokémon. Puoi avere questa mia MT, non mi serve più ormai. Ritorno, giusto? Ah no, comete, alta precisione, usala nelle lotte che non puoi perdere. No, comete non mi interessa particolarmente. Quindi proseguiamo. Allora, i problemi di Pikachu e, come si chiama l'altro, Ivysaur, sono che le loro mosse principali, ovvero Mega Assorbimento e Fulmine, non è che abbiano proprio così tanti PP. Quindi bisogna un po' vedere, eh. Ok, Golden si prenderà un fulmine in faccia e morirà facilmente. Vabbè, oddio, ho 18 pippi fulmine, non è malissimo in realtà. Brutto colpo, quando ovviamente non serve. Poi, chi manda? Poliwag. Lasciamo Pikachu. Contro Poliwag mi sa che va bene anche schianto in realtà. Non penso di one-shottarlo, però sicuramente lo bisciottiamo, infatti. Pistola acqua dovremmo reggerlo tranquillamente, sì, e andiamo ancora di schianto. Ed infine usa Goldin di nuovo, lasciamo Pikachu. E andiamo questa volta di fulmine. Perfetto. E Pikachu sale a livello 29, ottimo. È solo un pesciolino, mi spiace. Mi spiace per te. Allora, proseguiamo. Lì abbiamo uno strumento che dovremo prendere quando otterremo Surf. Non so se mi ricorderò sinceramente di prenderlo con lo strumento. Ma se non sbaglio è una roba anche relativamente inutile. Se non ricordo male. Voi ricordate che strumento sia quello? Se sì, scrivetemelo pure nei commenti. Ok, Tentacool è ottimo contro Pikachu. Cioè, Pikachu è ottimo contro Tentacool, dato che si prende un bel fulmine in faccia super efficace. Dai, è rimasto con un HP. Fortunatamente ha fallito Super Suono. Noi falliamo schianto, va bene. Ci sto, dato che non ha la precisione al 100%. Brutto colpo quando non serve a nulla. Questo ci sto un po' di meno. Goldin. Sì, a questo punto cambiamo Pokémon e mandiamo Ivysaur. Dobbiamo allenare un po' anche lui. In questo percorso mi aspetto che anche Ivysaur e Pikachu raggiungano il livello 30. Vedete, Mega Assorbimento solo 10 PP. Però fa abbastanza male. Mi è scappato. Mi spiace. Allora, proseguiamo.
Altro allenatore lì, che appena ci vede, ci ferma immediatamente. Il pescatore pazzo contro il bambino con i Pokémon. Attenzione, questo pescatore pazzo. Proprio lui. Andiamo di fulmine. Qua. Ah, così, questo era solo un Pokémon, giustamente. Pazzo questo pescatore. È troppo per me, sì, guarda. Troppo. Troppo per il pescatore pazzo. Devo sfidare anche questo. Preferirei lavorare. Fallo, no? Cioè, chi ti obbliga a stare qui a pescare e a perdere il tuo tempo? Con 4 Pokémon. Ok, inizia con Poliwag. Contro lui mi sa che schianto. Questa volta lo sciocchiamo, eh. Siamo saliti di un livello noi e lui è diminuito di uno. No, niente. Gli abbiamo fatto addirittura meno danno di quell'altro. Beh, continuiamo con schianto. Allora, quello di prima era stato un roll altissimo. Non saprei dire. Ok, mandiamo il buon Ivysaur questa volta. Dai, fammelo un livello 28, Ivysaur. Con questo allenatore. Va di Mega Assorbimento. Finché continuiamo a shottare comunque Pokémon è buono, eh. Però deve salire di livello, sicuramente. Anche perché contro Snorlax potrebbe essere una lotta ardua. Ok, Vissauro a livello 28, buono. E Orsi, lasciamo comunque Vissauro, che userà un'altra volta Mega Assorbimento. Perfetto. Non è facile. Lo so che non è facile, caro mio. Caro il mio pescatore. Proseguiamo. E siamo arrivati. Sì, a Snorlax. A questo punto, ragazzi, faccio così, faccio un bel volo. Ecco qui. E andiamo ad Aranciopoli. Appena riesco a selezionarlo, eccolo qui. Qui ad Aranciopoli ci tiriamo una curata. E tra l'altro mi è venuto in mente che non ho ancora battuto gli allenatori qui a destra di Aranciopoli. Quelli non li ho proprio più battuti. Ecco che esperienza mi mancava da prendere. Giustamente quegli allenatori erano rimasti in sospeso. Però non mi metto a batterli ora perché sarebbe un po' inutile. Ormai quell'esperienza lì è mezza persa. Sicuramente non mi metto a batterli in video. Magari fuori dal video me li faccio. Io passo di qua. Se qualcuno mi vede, va bene, lo batto, non è un problema. Però cerco di evitarli questi. Andiamo direttamente da Snorlax. Perché questo ormai è uno dei livelli troppo bassi. Ecco, vedi, se mi beccano, vabbè, li facciamo, non è un problema. Però evitiamoli e andiamo direttamente da Snorlax, eh. Vediamo infatti che livello hanno i Pokémon qui. Nidoran, vedete, a livello 18. Beh, non è così. Non sono nemmeno così bassi rispetto agli altri, c'è da dirlo. Cioè, i pescatori là li avevano a livello 22-23. Quindi, nemmeno così bassi. Contro Nidorino lasciamo Pikachu, tranquillamente. Andiamo di fulmine di nuovo. Bello lo spread di Nidorino, tra l'altro. Troppo forte, giovane. Va bene. Ah, battiamo anche questo, dato che non voglio passare nell'erba alta. Tanto un fulmine tireremo giù tutti i Pokémon di questi tizi, probabilmente. Ah no, questo è Bellsprout, ok. Questo potrebbe essere un problemino. Però andiamo di schianto. Dovrebbe fargli abbastanza male. Ok, da tirarlo giù in un colpo. Ok, brutto colpo, quindi non sappiamo se effettivamente sarebbe morto oppure no, però noi ci prendiamo comunque livello 30. E contro Oddish direi di mandare. Boh, Charmeleon. Vai. Mandiamo Charmeleon con un braciere, dovrebbe bastare. Vai, braciere. Perfetto. E abbiamo battuto anche questo, rischia tutto. Ho avuto la mia occasione? Eh sì. Proseguiamo.
Eccoci qua, passiamo di fianco a questo allenatore che non ci vede, fortunatamente lui sì però, ok, batteremo lui. È un meccanico questo, vero? Sì, attento ai cavi scoperti. Questo è uno dei due meccanici che ci sono in questo percorso. Dovresti avere Pokémon tipo elettro, tu vero? Sì, Magnemite. Noi useremo schianto contro Magnemite, gli faremo parecchio male, sempre se riusciamo ad attaccare. Vai. Appunto, quasi one shottato. E poi tiriamogli un fulmine. Lì deve essere quasi sicuro di colpirlo e non fallire. Poi lui manda un altro Magnemite. A questo punto proviamo a cambiare Pokémon e mandiamo Ivysaur. Vai. Ivysaur comunque dovrebbe essere buono. E magari si fa un altro po' di punti esperienza che non gli fanno male, eh. Mega assorbimento. Azione, va bene, tanto poi noi ci refulliamo con Mega Assorbimento, anche se ha fatto brutto colpo. Ecco qua. E un altro Magneton. Ah, Magneton questa volta, lasciamo tranquillamente Ivysaur. Ok, carino anche lo spratti di Magneton. Andiamo di Mega Assorbimento. Azione, di nuovo brutto colpo, ma ogni tanto ci refulliamo tranquillamente con Mega Assorbimento. Altra azione, altro mega assorbimento. Perfetto, non siamo saliti di livello, ma ci sta perché era appena salito di livello prima. Possiamo proseguire a questo punto. Qui c'è magari uno strumento invisibile da qualche parte. Nope. Forse era sopra. Sopra, se non sbaglio, c'è una Mega Ball, ma c'è un altro allenatore che ci ostacola prima di andare da Snorlax. Mannaggia lui. Ero già pronto a combattere Snorlax. Allora, questo manda in campo Voltorb. Ok, altro Pokémon tipo elettro. Lui potrebbe usare autodistruzione, eh. Potrebbe essere fastidioso. Vediamo di tirarlo giù con un colpo, se si riesce. Buono. E chi manda? Magnemite. Beh, lasciamo Pikachu, usiamo ancora schianto. Vediamo se riusciamo a one-shottare anche lui. Lui invece no, un po' più di difesa e non si riesce a one-shottare. Però poi si prende un bel fulmine in faccia. Ecco fatto. E abbiamo battuto anche Rischiatutto. C'è sempre una prima volta, sì, assolutamente. A questo punto possiamo entrare finalmente qui. Qui sopra c'è lo scienziato che ci dà il detector se abbiamo almeno 30 Pokémon nel Pokédex. Noi non ne avevamo mai 30 Pokémon nel Pokédex. A questo punto salviamo. Possiamo. No, non abbiamo strumenti da dare a nessuno. Salviamo qui davanti Snorlax. Ecco fatto. E proviamo a catturarlo. Ovviamente come strategia lo paralizzeremo subito con Pikachu, anche se poi lui usa riposo, quindi potrebbe comunque togliersi la paralisi. Però noi lo paralizziamo lo stesso. Allora, strumenti. Andiamo a prenderci il Pokeflauto. Eccolo qui, usa. Vediamoci la musichetta. Del Pokéflauto. Snorlax si è svegliato. Oh, male! E attacca furioso! Oh no! Attacca furioso Snorlax. Ok, carino anche lo spread di Snorlax. Bello ciccioso. E andiamo con subito un fulmine. Facciamogli subito un po' di danno per fargli capire chi siamo. E lui usa immediatamente riposo. Ok, va bene. Si è addormentato. A questo punto andiamo di schianto. Dovrebbe avere meno difesa lui che difesa speciale. Però ha la faccia, eh. E userà. Non usa russare. Forse non esisteva quella mossa nel primo Pokémon. Andiamo di sull'onda, paralizziamolo. Amnesia. Ok, si aumenta. Gli speciali. Beh, noi andiamo di fulmine ancora. Dovremmo fargli comunque più danno rispetto a schianto. Forse no. Andiamo di flash allora. Diminuiamogli la precisione. Così non riuscirà più ad attaccare. Andiamo ancora di flash. No, abbiamo fallito l'attacco. Ok, lui si addormenta. Bene, è normale. Per quello che vi dicevo che paralizzarlo, comunque mettergli problemi di stato è un po' difficile. Perché
per l'appunto lui si addormenta, quindi si toglie il problema di stato. Noi però gli abbiamo fatto 4 flash ora. Sarà difficile per lui attaccare. Anche fare riposo sarà difficile per lui. Eccolo. Facciamogli l'ultimo flash. Ho detto facciamogli l'ultimo flash. Grazie. Ok, meno 6 in precisione. Non attacca più il suo tipo. Andiamo di tua onda, paralizziamolo. Buono. E amnesia va bene, continua ad aumentarsi gli speciali. Noi adesso gli facciamo schianto però. Ecco qua. Vai, altro schianto. Dobbiamo portarlo almeno a vita gialla, eh. Altro schianto. Poi possiamo provare a catturarlo. Botte in testa, non dovrebbe shottarci, anche se Pikachu ha poca difesa. E invece con un brutto colpo ci shotta. Infame. Sì, mandiamo un altro Pokémon. E mandiamo Ivysaur con taglio, ok? Useremo taglio. Dovrebbe fargli abbastanza male. Va bene. Va bene, per portarlo a vita rossa va benissimo questo tipo di danno. Un altro taglio e poi proviamo a catturarlo. Speriamo non faccia brutto colpo proprio quel mio, ok? No, dai, ma che palle! Che stronzo. Allora, andiamo di taglio di nuovo. Cioè, l'unica volta che non fallisce è quando usa riposo, sto stupido. Altro taglio. Brutto colpo, ok. Altro taglio. Riposo. Di nuovo. Ma non fallisce più. Questa è tosta, ragazzi. Cambia un Pokémon perché dobbiamo usare le maniere un po' più forti. Mandiamo Charmeleon. Nel Charmeleon con Fossa. Che è il nostro attacco fisico più forte insieme a Schianto di Pikachu, che però purtroppo è morto. Vai, Fossa. Questo gli fa male, eh. Ma appunto. Vai, altra fossa. Botto in testa, non ci colpisce. Buono. E niente, continua ad addormentarsi. Allora, io proverei a tirare, giusto per la disperazione, una Mega Ball dopo avergli fatto un paio di fosse mentre è addormentato, sperando che continui a dormire. E niente, si sveglia immediatamente, cioè Snorlax si sveglia immediatamente quando si addormenta, i miei dormono per 6 turni. Ok, questo è un brutto colpo. Ok, dai, proviamo a tirargli una Mega Ball. Non penso che lo cattureremo, è difficilissimo catturare Snorlax qui. Vai, Mega Ball. E infatti esce subito. Botte in testa, proviamo con Graffio allora, a indebolirlo ancora. Ma davvero li facciamo così poco? Altro graffio. Ok, brutto colpo, che culo. Niente, si addormenta. Il drop alla precisione comunque, boh, a quanto pare allora non gliene frega assolutamente niente. Andiamo di fulmi sguardo per tirare giù la difesa allora. Così gli facciamo più danno. Vai, altro fulmi sguardo. E non dobbiamo usare magari 300.000 attacchi per tirare giù la difesa. Per tirarlo giù, no? Vai, fulmi sguardo di nuovo. Ora, droppata di 4 la sua difesa. Graffio, vediamo quanto danno gli facciamo. Non voglio usare fossa perché forse lo shottiamo. Appunto, probabilmente con fossa lo shotteremmo, eh. Altro graffio. Ora usa riposo lui, perfetto. Noi adesso ritiriamo 2 graffie. E poi proviamo con un'altra Mega Ball, sperando che rimanga addormentato. Dormi, dormi. Graffio. Vai. Ma si sveglia. Ah, vabbè, che ci vuoi fare? Se gli faccio brutto colpo comunque non muore, quindi tiriamogli un altro graffio. Infatti, vedete? Sapevo che avrebbe fatto brutto colpo sto stronzo quando avrei potuto ucciderlo. Vai, graffio. Lui dorme. Altro graffio. Niente, dorme solamente per un turno lui. Oddio, no, forse l'ho shot ora. No, brutto colpo. Grazie, Charmeleon. Sempre il massimo. Andiamo di Mega Ball. Niente, esce subito. Botti in testa, andiamo di un'altra Mega Ball. Esce di nuovo.
Altra Mega Ball. E ragazzi, come vedete, Snorlax è difficilissimo da catturare. Cioè, se avete culo, magari riuscite a catturarlo ai primi colpi, ma come vedete è davvero tosto. Più che altro perché si continua a refullare, si toglie problemi di stato con riposo. E quello è il problema. Niente, poi davvero rimane addormentato un turno e poi si sveglia. Cioè, non capisco sta cosa, sinceramente. Ok, stavolta la botta in testa me l'ha tirata. Vai, altra Mega Ball. Ma fa sempre un tick ed esce, sto infame. Vai, Mega Ball. Raga, è più difficile di un leggendario, vi rendete conto? Cioè, vi rendete conto che Snorlax è più difficile di un leggendario? Adesso cambio Charmeleon perché questo rumore è fastidiosissimo. Oppure spero che me lo ammazzino. Vabbè, lo cambio allora. Mandiamo PG8, va. Perché noi volendo avremmo magari Butterfree che potrebbe mettergli un problema di stato, ma tanto poi usa riposo, quindi a che pro fare sta cosa? Se non sbaglio Butterfree ha sonnifero. Tiragli il sonnifero. Così dorme. Ecco, dormi, dormi, bel bambino. Poi, tiragli una confusione, che sicuramente non lo shotta, anche perché ha più 6 di difesa speciale, infatti, però lo porta a vita rossa. Ora, raga, cioè, vita rossa addormentato. Figa, entra in sta merda di Pokéball e non rompere le balle. No, niente. Dorme, dorme. Mega Ball, ultima Mega Ball nostra, ma non entrerà, sicuro, appunto. E quindi, ragazzi, tocca ricaricare il salvataggio. Oppure, sapete cosa tocca fare? Questo lo ammazziamo perché ha rotto le balle di Snorlax. Andiamo a provare a catturare l'altro. Questo lo ammazziamo, tiriamo di azione che ha difesa droppata e lo buttiamo giù. E andiamo ad ammazzare l'altro. Cioè andiamo a catturare l'altro. Ci compriamo più Pokéball. Prendiamoci pure tutti questi punti esperienza. Ecco fatto. Snorlax si calma e torna sulle montagne. Infame lui e le sue montagne. Allora, andiamo ad Azzurropoli. Ecco qua. E proviamo a catturare l'altro, allora. D'altronde il gioco ce ne dà due a disposizione, quindi perché non sfruttarli? Uno lo uccidiamo e l'altro lo catturiamo. Ecco qua. Arrivederci, perfetto. Andiamo poi, facciamo un salto al centro commerciale di Azzurropoli per comprarci delle robe interessanti, ovviamente Mega Ball e altro. Allora saliamo al primo piano dove ci sono gli oggetti base. Eccoli qui. Compra. Ah no, qui ci sono MT. Tu non vendi roba base? Eccoli qui. Mega Ball. Ne prendiamo un po'. Questa volta ne prendiamo 20 per essere sicuri. Super pozioni dovremmo già averne, non è un problema. Anche tutto il resto siamo a posto. Però se non sbaglio possiamo vendere una pita, giusto? Che avevamo trovato. Vediamo. No, ok, l'avevamo già venduta. L'MT39 però comete è abbastanza inutile, quindi la vendiamo, non ne segneremo a nessuno. Ok. Vediamo se con questo Snorlax siamo un po' più fortunati, eh. Ovviamente salveremo davanti a lui. Eccoci qui. Salva. Abbiamo ancora davanti Pikachu, vero? Sì, inizieremo con lui e inizieremo a tirargli giù. A tirargli giù la precisione. Vai. È vero, dobbiamo suonare il Pokéflauto perché non ce lo chiede automaticamente. Vai, Pokéflauto, usa. E prepariamoci alla battaglia. Ecco
Snorlax si è svegliato e attacca, incazzato. Beh, ragazzi, anche voi quando vi svegliate male siete così, dai. Dite la verità. Allora, andiamo subito di Flash. Ecco fatto. Lui inizia ad aumentarsi di speciali, non è un problema, tanto non ha attacchi speciali, quindi. Sì, va bene, Pikachu, però che fallisci due Flash di fila. Dai, Forza, facciamoli calare la precisione. Cioè, tre Flash ha fallito, Pikachu, ti rendi conto? Ha fallito tre Flash. Vai, altro Flash. Ne siamo a 4. Niente, lui con 4 flash ha tirato due botte in testa su due. Io ne ho falliti 3. Vabbè, che ci vuoi fare? Mandiamo Pidgeotto con Turbo Sabbia per finire il lavoro sulla precisione. Ok, ce ne manca solo uno, se non sbaglio. Ok. Ora è meno 6 di precisione. E comunque attacca. Un po' bagatina sta cosa, eh. Ok, non succede nulla. Perfetto, volevo essere sicuro. Poi, facciamogli un volo giusto per gradire, giusto per tirargli giù un po' di HP così a caso. Botta in testa fallisce, altro volo. E appena si addormenta cambia un Pokémon. Amnesia va bene, altro volo. Vai, addormentati, non ti addormenti? Beh, allora ti uso un attacco rapido. Non si addormenta. Beh, proviamo allora a catturarlo. A questo punto, vita rossa, una Mega Ball si prova sempre, eh. Ah, ha preso il primo colpo questo. Bene. Allora era l'altro che ha fallato. Dannato Snorlax. Pokémon sonno. Mangia qualsiasi cosa gli capiti a tiro, anche se marcia o ammuffita senza mai soffrire di mal di pancia. Attenzione. Il mitico Snorlax. Perfetto, abbiamo catturato Snorlax. Non senza fatica, dato che quell'altro gli abbiamo tirato 10 Mega Ball. Con tutto droppato, vita rossa, vita gialla, paralizzato, addormentato. Non è mai entrato, non è mai andato oltre il primo tick, anzi. Questo invece è la prima Mega Ball, vita rossa, senza essere né paralizzato né addormentato, è entrato. Come vi dicevo appunto, si può avere molto culo con Snorlax. Ma si può anche avere un'esperienza un po' più dura, come con quell'altro. Ok. Arrivederci, grazie mille. Andiamo a prenderci quindi il sesto e ultimo membro della squadra, dice di Bill. Andiamo a depositare Butterfree. Addio Butterfree. È stato molto utile. E ritiriamo Snorlax a livello 30. Eccoci qui. Diamo un'occhiata a questo Snorlax. Allora, statistiche. Attacco 71, difesa 49, velocità 30 e speciali 44. Ah, più difesa che difesa speciale in prima generazione Snorlax. Ok. Botte in testa, amnesia e riposo. Amnesia gli aumenta praticamente le statistiche speciali e non è niente male se gli insegniamo qualche attacco speciale. Però lui ovviamente ha molto attacco fisico, quindi dovremmo sfruttare quello. Già con botte in testa non è male lui. Già con botte in testa non è davvero male. E se non sbaglio Snorlax potrebbe imparare Fulmine. E insegnare Fulmine a Snorlax non è una pessima idea, eh. Appunto anche per il fatto che abbia amnesia. Ovviamente gli toglieremo riposo, che non serve a nulla. Serve solo allo Snorlax selvatico per essere infame. E a questo punto strumenti, andiamo a dargli Fulmine. Se non sbaglio può imparare Fulmine. Vediamo. Sì, Snorlax è capace. Vai, insegniamogli da subito. Ecco fatto. Così ci togliamo anche un altro slot dallo zaino. Andiamo a salvare il gioco. E per questa puntata di Pokémon giallo è tutto. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo avete gradito, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di quello Snorlax maledetto che non è entrato nella ball e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!